Giorgio Taddei, il presidente, ci disse come club rossoverde se andavamo a controllare adesso gli steward, prima non erano gli steward, erano addetti al campo, così, e si viaggiava con abbonamenti, non come adesso, con i foglietti, ci stavano abbonamenti con tutti i foglietti. Ah, tipo quello del cinema. Cioè, ok. Quello del cinema, noi avevamo quelli o sennò quelle con le pinze che allora cominciava a fare lì a fare i controlli qua di là, no? Comunque sono in tribuna, poi mi sono lì addetto all'arbitro ai cancelli principali, come adesso, come adesso al 72. Invece il club Rosso Verde è nato. È quello dentro lo stadio? No, quello è Radio Noce. Quello è Radio Noce. Il club Rosso Verde. Cioè, è l'unico club che ha la sede dentro lo stadio. È l'unico, in Italia mi sa che è l'unico. Ci sta un altro, mi sembra, a Cesena. Mi sembra, hanno detto così. Un altro a Cesena e noi l'unico in Italia che è il nostro. Dentro lo stadio. Dentro lo stadio. Quello è nato tramite l'allenatore Toneatto, che durante l'allenamento questi tifosi si mettevano, si erano messi lì sotto una noce, i pioppi che stanno dietro, hai visto? Sì. Ah, le specie di parchetto che c'è lì dietro. Hai visto quelle panchine che stanno dietro al campo? Lì si messero lì, c'è una forma, mettevano il fiasco del vino, un bottiglione. Oh, sto vino c'è sempre. No, il vino fiasco, il bottiglione. Il bottiglione. Mettevano con la corda legata sulla formetta, finito l'allenamento, Toneatto andava a per integrare giustamente. Andava a bere con i tifosi e lì è nato il club Radio Noce, sotto la noce. Che non l'ho mai fatto. Viale Abrine, ci stava il foro primo germano col custode del campo. Mi piaceva bere il vino. All'epoca ci stavano i fiaschi. Fiaschi erano di paglia, e si mettevano a bagno dentro la fontanella e mettevano il vino a fresco. Allora mi faceva il ragazzino, hai provveduto, dietro la porta gli mettevo il fiasco del vino. La Germania, a 12 anni questo. E lui gli piace andare a pesca, mi piacerebbe. Il colore naturale dei capelli, faccio ritornare. Mi piacerebbe andare a pesca una volta con lui. Paolo, quando vuoi, ci organizziamo. Lui panini, perché porchetta, perché se no se andiamo la mattina portiamo la grigliettina, facciamo quello che pescamo, siamo già pronti, ci portiamo un po' di carne perché non si sa mai, bravo. Un po' di carnettina, cioè il vino, giusto? Il vino, io massimo qualche birrettina, vabbè, e via. Vabbè, facciamo. Poi sto messo che trote e cat fishing. Le carpe? Trottine ci sono diversi posti, a parte poi i laghi di pesca sportiva, che tra l'altro sono pure dei bei laghetti, girati diversi, sono veramente belli, anche cave naturali. A pesca come ci vai? A pesca a macchina, però al campo ogni tanto in bicicletta. Ah sì? Anche in bicicletta? Però non elettrica come natura. Ah ecco, bravo. Ma tu sei un atleta, io no, io sono un pensionato. No, tu sei un atleta comune. No, è passione, mi piace la musica, quello sì. Tu non si chiama pop? No. No, sì, proprio. Che lo fai sempre. No, non esiste proprio. Io sono, normale, venendo dal paesino, le prime canzoni che si ascoltavano erano quelle, Metallica, i Black Sabbath, lo stesso Bob Marley. Diciamo che sono un amante della musica, sicuramente non musica commerciale o roba da discoteca. L'esterno anche poi dopo, lui, eh? Tu sei più un amante di, non so... Liscio, dillo! Che sono vecchio, dillo! Del liscio, ci sta, ma poi me piace il liscio, sai, nelle feste, quelle di paese, a giugno, quando sei a casa, che ve lì prendi la signora, la situazione. Era morti a ballare, liscio. Tipo un balera. Bravo. Sì, dai, mi diverto, dopo sono un tipo che... No, ma lui dopo l'esterno, la musica, Suonavo la batteria. Ora sono anni che non prendo più in mano le bacchette. Poi adesso con i bambini diventa
diventa, anzi ci sta quello grosso praticamente che impossibile. È come il padre quello grosso. Quello grande è quello grande è come vivace. Il piccolino non scherza, però anche lui. Senti Paolo, io invece ti volevo dire una cosa, che qua ho saputo del tuo viaggio di nozze famoso. C'è qualcosa che non mi quadra. Cos'hai combinato nel viaggio di nozze? Allora io ero andato con mia moglie in viaggio di nozze, stavo sul lago di Garda, a Sirmione. Gli amici mi hanno detto che andavano del club Rosso Verde, andavano a vedere la partita a Brescia. E io mi sono organizzato con mia moglie, lavorando sotto sotto. Allora gli dissi a mia moglie che Brescia era carina, che era tutta antica, che era bellissima. E io convinsi mia moglie ad andare a Brescia. Questo era il sabato mattina. Io il sabato pomeriggio telefono ai miei amici al club. Guarda, io mi trovo a tale albergo, venite ma prendo. Oh, c'ho mia moglie, se no. Vengono. Vabbè, la mattina alle 11 mi volevano, mia moglie mi disse, ma dicevo, non lo so, dico, ma va a vedere. Erano tutti gli amici del club, mia moglie mi mette le spalle. E andiamo a vedere. Stava lasciando io. Siamo andati a pranzo e dal pranzo siamo andati a vedere la partita a Brescia. Cioè praticamente convinto tua moglie in viaggio di nozze a venire a vedere la Ternana a Brescia. Dal 74 al 2017. Cioè tua moglie ti ama proprio. Parecchio. Ancora me lo dice. Tuttora infatti. Me lo dice ancora. Oh, ecco mia moglie. Trote, poi, ecco mia moglie. Come tua moglie? Tutte le tappe della Ternana. Allora, è vero. Non ce ne siamo persa una. Io glielo ho detto. No, quella del, glielo ho detto signora. Brescia. Lo ama proprio per forza. Io lo so, da sempre c'ha l'amante, quindi. L'amante la Ternana. Ma lui ve l'ha detto che ho fatto io a Brescia? No. No. Allora lui è andato a vedere la partita. Anche io ci sono. No, mi ha lasciato in albergo, non ci sono venuta, né altri posti sono venuta. Io avevo i capelli lunghi e lui amava i miei capelli lunghissimi. Giusto. Ho trovato vicino all'albergo una parrucchiera, sono entrata, me li sono fatti tagliare così corti.